Salve a tutti ragazzi e bentrovati qui sul mio canale, finalmente ben ritrovati con la Winter Cup, visto che sono 3 settimane e passa che non ci vediamo, perché 3 settimane fa comunque c'era stato quel problemino con Bella FIFA. Siamo qui con un ospite ignorantissimo. Oh, grazie mille, sempre comunque siamo presentate come un ignorante, ma non è vero che sono ignorante, ma perché sta cosa? Se vuole bene, andiamo, vengo a prendere questi 3 pallini. Andiamo. Sì ragazzi, perché allora, per chi non lo sapesse, quindi tutti quelli che non sono andati sui canali di Razza e Sick, abbiamo ottenuto 4 punti nelle ultime 2 partite perché abbiamo pareggiato 2-2 sul canale di Razza e poi vinto 5-3 sul canale di Sick, partite che trovate in descrizione e che vi invito chiaramente ad andare a vedere. Quindi ho upgradato un attaccante e ho preso Morata, che è l'unica novità rispetto alla rosa che avete visto sia settimana scorsa che nelle altre settimane. Sì, ma se non sbaglio sta sempre sotto a me. Vai dai Roberto, Sergi Roberto, oddio qui subito in mezzo, è la prima occasione, chi è qua? Oddio, mamma mia. Secondo minuto già si sente merda nello stadio di FIFA Testaccino. Eh sì, perché io parto sempre molto bene. Vabbè, mamma mia, parto sempre abbastanza in difficoltà io, sì. Anche in questo caso non mi sono per niente smentito. Sergi Roberto, ancora Jesse Rodriguez, il palo! Via! Che paura ragazzi, contagiamo sta palla che non si riesce a giocare sta partita. Oddio, entrò! Bello! Chi è questo? Non so chi è che ha fatto l'inserimento. Sergi Roberto, ma è sempre lui. Va bene, ok, adesso Morata però taglia il campo, arriva anche Salah a destra, la palla per Salah, no, che la mette in mezzo, non c'è nessuno però, poi Keita, buonissima finta, Icardi col mancino, ma guarda Forchetta, mamma mia Forchettina. Eh sì, la prossima volta ti faccio il cucchiaio però. Ha detto! Dai, che c'è Keita, il Ronaldo dei poveri, come suol dire Andrew. Buona palla al centro, mamma Morata! Intanto ho visto un gioco di mio che è diventato tipo scrociato, infatti si è rotto. Cioè, si è sicuramente notato, lui sta senza facecam perché gli si è rotta ed è povero. Sì, vero. E soprattutto quando guardi la tua squadra del cuore e prende certi gol, in quel momento c'è le madonne che ti passano nel corpo, no? Esatto. E quindi sei disposto a spaccare la prima cosa che ti capita davanti e stavolta mi dispiace dire... Icardi! Lo sapevo. Webcam. Giusto. Penso se c'avevi la webcam adesso che mi ha fatto l'assist di difensore. Quindi attenzione a questa palla proprio per Morata. Morata può piazzare! Deviazione. È stata deviata? Meno male. Sì, sì. A posto. Pensa se l'aveva deviato un giocatore mio, entravo dentro la televisione. Buono! Cavolo. No, si stop. Va bene, dai. 1-1 al termine dei primi 45 minuti, partita sinceramente più ignorante che altro per quello che è successo, però. Tanto sono tutte ignoranti le partite. Sì, abbastanza. Poi entrambi non giochiamo a FIFA da troppo tempo e quindi facciamo cose brutte. Sicuramente però... ho ammazzato un cuffia perché ho starnutito sul sì, tubo. Sì, t'ho sentito. Allora, io adesso faccio i miei 2 cambi prestabiliti. Quindi entro Sturaro al posto di Jorginho e visto che Morata non si è messo in luce entra codesto uomo Memphis Depay, che si è sbloccato ultimamente perché ha segnato sia con Lazza che con Sick, e allora oggi speriamo segni ancora. Poi dopo devi vedi, capisci? Depay è passato, può calciare, mamma mia, oh, rigore. Vedi Femo inizia a esserci le cosiddette madonne. Che cazzo è? Questo prende per terra e poi me danno i regolamenti. No, perché tu devi sapere che è stato riscritto il regolamento. Ti dico 2 cose. La prima è che sbaglierò questo rigore, sono sicuro di sbagliarlo. E poi anche perché ti dà dei pai e quindi lo devo sbagliare. E poi che tanto ti rischierà sicuramente anche a te qualcosa. Ma vediamo un po' intanto. Io mi butto a destra. Sì! Memphis Depay, terzo gol di fila, 2-1. Occhio, Perin! Com'è passato questo via? Mamma mia! No! Perin! Già che Depay, però lo vedi, ma perché stava buona comunque? Buona! Appena si è avvicinato il negretto pensavo di essere rosso. Penso che le madonne non si contano più se non ce lo metto a giocatore. Io la provo. Depay! È stato fatto.
Ah, a posto. Aspetta, però. No, 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 no! Ma porco, no, di quello! Dai un po', porco puttana! Camara, guarda, questo qua volevo cambiarlo, devo cambiarlo perché io c'ho da fare l'upgrade, volevo prenderlo a posto di lui. Appunto, tacci no, munire, vinta sei in culo, Camara, fai schifo. Ma che io ho dato una zingarata, non so, non... una cosa del genere non l'ho fatta, oh. Su raro ho visto sei tribune. Sarà. No, però sto passaggio mi aspettavo. Sarà dentro, Keita. No, mortacci tua, sei lento! L'avevo fottuto bene per. Punto che ci accontenta a tutte e due, dai. Ma oddio, in realtà no. però vabbè, dai. Comunque sia, un pareggio che salva entrambi. Perché comunque. Beh, sia da una parte e dall'altra ci poteva sta la vittoria alla fine. Sì, però poi. Sì, sì, infatti, appunto, dico un pareggio che comunque è abbastanza. Non cambia molto la situazione, quindi serve relativamente, però quantomeno non affossa nessuno. Qualora avessi vinto io avrei superato Enigma, che però ha una partita in meno perché deve ancora recuperare, se ben sapete, contro Camp, sì. Quindi vi ricordo che la prossima partita che giocherò sarà sul canale di Rudy Zlatan e la troverete di lunedì. Quindi noi apriremo la giornata. Tanto comunque sono abbastanza fiducioso che la guardiate in tanti, perché abbiamo molti fan in comune, tra virgolette, se così vogliamo dire. Sei d'accordo? Sì, lo so, se mi stavi a chiamare perché dice che mi era addormentato. No, tranquillo, comunque sia. Ho detto, è un pareggio che secondo me a me mi accontenta. Poi ripeto, c'è una partita meno da recuperare, quindi per la mia posizione in classifica va più che bene. Per te forse un po' di meno, ma è andata così ormai. Certo, però comunque io ricordo ai nostri telespettatori che poi c'è anche tutto il girone di ritorno. E lì può succedere di tutto, perché comunque è una classifica ancora corta, tranne Camp, che sta volando sulle ali di non so che. Però starà a te provare. Camp, ricordami quanti punti? E Camp al momento ha 12 punti, se non sbaglio. Però ha una partita pieno? Lui. Sì, primo da solo. Capito. Quindi allora, ecco, ve l'ho detto all'inizio del video, ve lo ripeto adesso, la classifica la troverete sul canale di Zlatan settimana prossima, perché chiaramente alla fine del giro di andata vi mostreremo un po' quello che è successo. Girone, sì. Sì. E poi io ho in mente, visto che tra girone d'andata e girone di ritorno ci fermeremo una settimana, vi porterò una sorta di review di questo girone d'andata, in modo che possiate anche vedere tutto quello che è successo sugli altri canali, quindi quando ho giocato in trasferta. Per il momento, ragazzi, è tutto, io vi do appuntamento domani, non mancate, sul canale con il ritorno incredibile, pazzesco, ancora più eccezionale della carriera. Vi invito a passare dai canali di tutti i partecipanti, che trovate sempre qui sotto in descrizione, compreso quello di Yas, che è il nostro grafico. Niente, se non siete già, vi invito a iscrivervi al canale. Per il momento è tutto, io vi saluto, bella, raga, bella.